la prima idea ribelle è stato il reddito di cittadinanza e l'abbiamo messa in atto e abbiamo visto quanto è servito e quanto è servito nel passato, non appena l'abbiamo inserito, ma quanto è servito nel momento della pandemia, è stato importantissimo. L'idea ribelle del momento è il salario minimo, che è necessario che sia inserito nel nostro contesto, perché non dobbiamo dimenticare che in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori poveri, cioè che vanno a lavorare, che hanno un orario di lavoro, che hanno un contratto, ma che malgrado abbiano tutto questo, hanno un salario che è al di sotto della soglia a volte di povertà, quindi guadagnano pochissimo. E quindi è necessario intervenire. Per fortuna non siamo soli, perché anche in Europa si parla in questo momento di salario minimo, anche la Commissione europea sta portando avanti questo tema, il commissario Schmit, che ho incontrato più volte, lo ha a cuore, e quindi c'è un percorso anche europeo che appunto rafforza, e che io come Ministro del Lavoro sostengo anche in Europa, e quindi rafforza anche la nostra idea italiana di mettere, inserire in Italia un salario che consenta alle persone di vivere una vita dignitosa. Ma questo non è solo a tutela dei lavoratori, ma è anche a tutela dell'economia italiana, perché è ovvio che se hai dei lavoratori che hanno un potere d'acquisto maggiore, allora incentivi i consumi, in qualche modo c'è un ritorno per l'economia. E quindi diventa un tema, è un tema molto importante da portare avanti e che non abbandonerò di certo.